chi è presente, a chi è collegato. Inizia allora le commissioni riunite settime e nona cultura e trasporti proseguono oggi il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 208 del 2021 recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi. Iniziamo con l'intervento di Giacomo La Sorella, presidente dell'autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni AGCOM, che invito a far entrare se gentilmente lo fate accomodare. Saluto il collega Casu in presenza. Ah sì sì, ecco, qualcuno c'è. Eccoci, prego, se accomodi accanto a me. Fra l'altro ho lasciato sui bigliettini la visita, ma se poi ci scambiamo che ci sono già. Grazie. Allora, quindi do il saluto, sì sì, al dottor Giacomo La Sorella, accompagnato da Giorgio Greppi, direttore della direzione servizi media di AGCOM, e ringraziandovi per aver accolto l'invito della commissione. Intanto, come prima cosa, chiedo il suo assenso alla trasmissione dell'audizione sulla web TV della Camera dei Deputati e le do la parola. Senz'altro, grazie Presidente. Ringrazio lei ovviamente a nome del collegio che presiedo e tutti i membri delle due commissioni riunite per aver voluto audire l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'autorità ha seguito con grande attenzione l'iter dell'elaborazione di questo schema di provvedimento sin dai suoi primi passi, perché sostanzialmente è l'autorità poi chiamata in gran parte ad attuare questo testo, e insomma abbiamo espresso una serie di valutazioni attraverso il parere formale reso sullo schema di decreto legislativo del 29 settembre scorso. Poi successivamente, a valle della notifica dello schema di provvedimento alla Commissione europea, mediante una serie di contributi forniti al MIMIT per l'elaborazione delle risposte fornite alla richiesta di chiarimenti prima, al parere circostanziato e alle osservazioni poi formulate dalla stessa Commissione europea. Prima di soffermarmi sul dettaglio delle varie misure e delle nostre, come dire, osservazioni, mi sembra opportuno richiamare almeno sullo sfondo la forte azione di riforma che è svolta dalla Commissione europea, che si concretizzerà nei prossimi mesi con l'entrata in vigore del nuovo regolamento per la libertà dei media, il cosiddetto European Media Freedom Act, l'EMFA. Si tratta di una riforma che, in qualità di presidente per lo scorso anno e per quello in corso dell'ERGA, l'organismo europeo dei regolatori di media, ho avuto il privilegio di seguire con grande attenzione in prima persona, e questo regolamento mira a definire un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno dell'UE, destinato ad operare in tutti gli Stati membri, quindi sostanzialmente in qualche modo completando quella direttiva SMAV che oggi con questo provvedimento si va ad attuare, o meglio di cui si va a rinnovare l'attuazione attraverso la revisione del testo unico per i servizi di media audiovisivi di cui oggi si discute. Passando brevemente al merito della discussione odierna, intendo esprimere apprezzamento per le finalità generali dell'iniziativa assunta dal MIMIT e anche per alcune misure contenute nel provvedimento: l'estensione della portata dell'ambito di applicazione a tutti i fornitori di servizi di media, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, sui limiti di affollamento pubblicitario nei servizi di media, sulle modifiche apportate in materia di gestione dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze. A fronte di questi elementi di carattere generale, il parere che abbiamo espresso identifica anche talune criticità relative a singole disposizioni sulle quali intenderei poi soffermarmi. In primo luogo vorrei parlare della questione della tutela dei minori. Qui ci sono due questioni: una riguarda l'articolo 37 del testo unico ovviamente
del tutto comprensibile lo sforzo intrapreso dal governo al fine di conferire maggiore omogeneità e efficacia alle disposizioni. Ciò che mi permetto di auspicare è che insomma, attraverso l'istituzione di questo comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, organismo che sostituisce il comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, si possa insomma rafforzare la collaborazione istituzionale anche con Agicom. Cioè è importante che insomma questa sia una sede in cui questa collaborazione si rinsaldi e si definisca meglio. Un altro punto è l'attuale articolo 38,2 del testo unico. Qui sostanzialmente il testo individua il MIMIT come coattore del procedimento amministrativo adottato dall'Agicom. Cioè in sostanza lo schema di provvedimento adottato dall'Agicom è sottoposto a un parere del Ministero. Ecco, non posso che rilevare, come abbiamo fatto nel parere, che questa modifica suscita una qualche perplessità, perché l'Agicom è un'autorità indipendente, come tale, insomma, la legge 249 che l'ha istituita, stabilisce che l'Agicom opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, a prescindere dagli ottimi rapporti di collaborazione istituzionale, ciascuno nel proprio ambito. Si stenta a comprendere, questa intersezione che in qualche modo sembra mettere in dubbio il concetto di autonomia e il concetto, insomma, la scelta di attribuire questa competenza a un'autorità indipendente e non al governo. C'è poi il tema della promozione delle opere audiovisive europee e indipendenti. Su questo ci sono sicuramente novità importanti e anche noi avevamo fatto una segnalazione al governo che abbiamo mandato anche al Parlamento che riguardava la necessità di una maggiore semplificazione e maggiore flessibilità in questo settore. Questo è stato perseguito. Rimangono alcune questioni. Mi scusi, dal punto di vista metodologico, siccome purtroppo il nostro tempo è finito, ma la voglio ascoltare, suggerirei questo. Noi evidentemente voi ci farete avere la vostra memoria, l'acquisiremo agli atti. Le consiglierei, le do un paio di minuti in più magari di focalizzare sui temi che per voi sono anche in termini di discussione, di stimolo di eventuali domande più sensibili, in modo che possa, perché purtroppo... Vabbè, allora faccio una rapida sintesi e poi comunque vi lascio con i colleghi, il documento. Avremo agli atti. Sì, allora, la sintesi sulla produzione di opere audiovisive, bene la semplificazione e la flessibilità, forse si può andare ulteriormente sull'ulteriore flessibilità, sia con riferimento all'orizzonte temporale, sia con riferimento alle sanzioni. Sul tema del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni, anche qui non ci sono modifiche rilevanti dell'articolo 5, c'è un punto sull'articolo 3 dove si fa riferimento alle sponsorizzazioni, che va bene, forse si può fare un ulteriore sforzo di chiarimento omogeneizzando le due definizioni contenute all'articolo 3,1 lettera Z e quelle contenute all'articolo 51,2 che riguarda i ricavi. Cioè è chiaro che le due formulazioni si parlano ma hanno un testo diverso e quindi rischiano di creare confusione. Sulle piattaforme di condivisione di video, assolutamente condivisibili le modifiche adottate, soprattutto con riferimento alla questione dell'estensione alle piattaforme anche audio, che dovrebbero essere ricomprese secondo la nostra visione nell'idea di audiovisivo. Si può ulteriormente migliorare introducendo la definizione di programma sonoro e di audio generati dall'utente. Poi c'è un punto sull'articolo 3,1 dove questa definizione di in radiodiffusione a richiesta tecnicamente non funziona per le ragioni che spiego nel testo.
ancora sulle VSP, diciamo sostanzialmente condivisibili tutte le modifiche introdotte anche di coordinamento col Digital Services Act, mi soffermo conclusivamente, molto brevemente, sulla questione che riguarda l'articolo 41,12. In effetti c'è il rischio di una deroga al principio del paese di origine che non sembra in linea con la normativa UE. Quindi da questo punto di vista, diciamo, si sollecita un ripensamento e una rivalutazione. Queste erano in sintesi le osservazioni che volevo fare. Naturalmente le sviluppo più in dettaglio in questo testo che metto a disposizione e sono a vostra disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti. Grazie mille. Allora, non so se da parte dei colleghi presenti c'è la volontà di fare qualche domanda, no? Allora io semplicemente, diciamo, rappresentandole un pochino quello che alcuni punti che erano emersi nella discussione precedente, volevo chiederle due cose. Uno, sul tema tutela dei minori, al di là dell'aspetto di rapporto fra istituzioni e quindi del riconoscimento delle varie competenze richieste, che mi è chiaro, però se invece ritenete che questo quadro normativo fornisce un framework, diciamo, sufficiente e anche avendo voi una visione europea, diciamo, conforme a quelle che sono i comportamenti negli altri paesi e il quadro generale. E stessa cosa vorrei chiedere rispetto al tema delle percentuali di investimento e delle quote, se dalla vostra visuale anche di confronto con il panorama europeo di quello che avviene in Francia, che sappiamo essere molto più stretti di noi, invece quello che avviene in nazioni come la Spagna e la Germania, che invece hanno soglie molto più basse delle nostre, qual è poi l'esito sul mercato, l'impatto sul mercato di questi diversi comportamenti normativi per valutare meglio anche i nostri emendamenti. Grazie. Per quanto riguarda i minori, ovviamente, diciamo, qui si tratta di attuare la direttiva, in fondo, diciamo, il quadro normativo della direttiva è quello che viene trasposto attraverso il decreto legislativo, quindi a mio sommesso avviso, al di là della questione che ho posto con riferimento al parere e poi alla definizione di questo nuovo soggetto che diventa centrale, questo nuovo comitato, l'importante è farne un organismo efficiente, non pletorico, e soprattutto che si coordini con tutte le competenze già esistenti anche negli altri settori. Diciamo, i limiti sono quelli della direttiva e quindi sostanzialmente, per quanto riguarda una valutazione tecnica come quella dell'autorità, sostanzialmente ci siamo. Per quanto riguarda invece la questione delle quote, noi avevamo fatto una segnalazione che riguardava la necessità, non voglio entrare nel merito della misura delle singole quote, eccetera, perché è una valutazione evidentemente discrezionale per molti aspetti politica, però quello che evidenziavamo era la necessità, anche raccogliendo le indicazioni che vengono dal mercato, di una certa flessibilità, cioè in fondo c'erano tante regole e sottoregole, bisognerebbe probabilmente queste regole un po' più semplificarle, al di là della quota e della misura della quota, su cui non mi soffermo perché è una valutazione propria del Parlamento e del Governo. Quindi noi avevamo auspicato questo, nel testo c'è già questa semplificazione, qualcos'altro, come ho detto, si può fare. Va bene, allora la ringraziamo molto per il suo intervento. Se non ci sono altre osservazioni, dichiaro chiusa l'audizione e passo all'audizione successiva. Grazie. Benissimo, grazie tante. Allora, proseguiamo con l'intervento di Stefano Selli, che pregherei di far accomodare. Grazie, arrivederci.
Grazie, allora. Stefano Selli, direttore delle relazioni istituzionali Italia di Mediaset, che prego di accomodarsi al mio fianco, buongiorno. Lo saluto e lo ringrazio di aver accolto l'invito della Commissione. Prego, si accomodi al mio fianco. Le chiedo l'assenso a poter essere trasmesso certamente nella Web TV della Camera dei Deputati e le do la parola. Le raccomando che l'intervento dovrà essere contenuto nei 5 minuti. Certamente, certamente sarò molto, molto rispettoso di questo termine. E devo premere qualcosa? No. Grazie. Grazie, buongiorno. Allora ringrazio innanzitutto la Commissione, le Commissioni anzi, per averci dato questa possibilità. Questo è un provvedimento per noi molto importante, il testo unico sui servizi media audiovisivi. È già passato, diciamo, il corpo principale, il provvedimento principale circa 2 anni fa anche attraverso queste commissioni ed è la legge che regola un po' tutto il nostro sistema, regola aspetti importantissimi come la pubblicità, ha creato delle condizioni di mercato equilibrate tra componente pubblica e privata anche sugli affollamenti, è un sistema che deve rimanere tale e che il legislatore ha concepito in questi termini, prevede norme adesso molto relazionate sulle posizioni dominanti, sulle piattaforme, sui minori, quindi capite che regola un po' la radio, regola un po' tutto il nostro sistema. Questo correttivo è un'occasione per risistemarla, voi vedrete, io ho mandato anche ieri il documento alla Commissione, quindi poi mi soffermerò molto brevemente su alcuni aspetti più pratici. Noi non chiediamo nulla di sostanziale di modifica, è un corpo di norme che funziona, che va bene, che sta trovando tutta una serie di provvedimenti applicativi, cito uscita l'autorità, cito quello su un tema per noi molto importante che è la prominence, cioè la posizione sui telecomandi dei nostri tasti che sta purtroppo andando in crisi per nuove situazioni e nuovi soggetti di mercato, quindi diciamo che è un complesso di norme che sostanzialmente funziona. L'unica parte che non fu toccata 2 anni fa, nel 2021, è proprio quella sulle quote di programmazione e di investimento. Fu una scelta politica del governo all'epoca, noi all'epoca ritenevamo, ma riteniamo ancora di più oggi, che sia assolutamente necessario un intervento su questa parte del corpo normativo, perché è un provvedimento che si basa su legislazione ormai del 2016, quando le condizioni di mercato erano completamente diverse rispetto a quelle attuali. Ci sono stati, e io non ho seguito, ma lo seguirò dopo, degli interventi molto forti dell'autorità indipendente sulla necessità di rivedere questo sistema, che è considerato quello più pesante, più vessatorio in Europa, è difficile, complicato, con parti applicative veramente difficili e che penalizza pesantemente il nostro settore. Noi anche lì non chiederemo nulla di particolare, se non un leggero ritocco di una sottoquota, una maggiore flessibilità, un'attenuazione delle sanzioni, alcuni aspetti che poi veramente in 10 secondi descriverò. Volevo fare però proprio sul tema delle quote e sul sistema dell'audiovisivo una piccola premessa per far capire il contesto in cui ci muoviamo. Il tax credit, che non è ovviamente oggetto di questo provvedimento legislativo, perché è contenuto nella legge cinema, comunque in Italia, per come è stato dato e per come è un po' tutto l'impianto normativo del sistema dell'audiovisivo, sta creando degli effetti molto penalizzanti per soggetti come noi. Il beneficio fiscale dato in forma indiscriminata, senza alcuna ponderazione e qualità dell'intervento, genera effetti inflattivi fortissimi. Sono aumentati in maniera insostenibile per soggetti come noi, che una volta eravamo quelli forti, abbiamo investito centinaia di milioni se non miliardi nella produzione e continuiamo a farlo, ma oggi siamo molto in difficoltà per raddoppio, triplicazione e quadruplicazione di costi che riguardano un po' tutti, dai registi agli attori al personale qualificato, ed è un tema che tutto sommato, secondo me il Parlamento in generale, non magari in questo provvedimento, si deve porre, perché il Parlamento e in particolare queste commissioni che si occupano di cultura, di audiovisivo e di settore anche televisivo, anche di quello della produzione indipendente, e deve porsi un problema che rischia per esempio un soggetto come noi, che vive di sola pubblicità, quindi deve avere anche remunerazione dei suoi prodotti, e rischia di veder scomparire la fiction identitaria italiana nazionale. Perché questo? Perché i grossi soggetti che sono entrati sul mercato grazie anche a un sistema legislativo e di erogazione del credito fiscale pubblico ha favorito, hanno portato a un'inflazione di costi
e soprattutto la loro produzione, una produzione non proprio legata alle realtà del nostro territorio, ma questo è legittimo, i loro prodotti devono andare in 190 paesi, un indonesiano, un finlandese, un peruviano, gli interessa poco, per esempio una fiction che sta per fare la RAI su Mameli, Orgoglio Italiano, è un tema sicuramente molto legato all'identità del nostro paese. E quindi ecco, tutta questa produzione, almeno per quanto riguarda noi soggetti privati, la RAI e il canone, rischia veramente di essere marginalizzata se non scomparire. Noi non riusciamo più a sostenere costi, non riusciamo più a produrre fiction che una volta costavano un quarto rispetto a quello attuale. E questo, dottor Salia, io la pregherei, siccome il tax credit è evidentemente un tema molto sensibile, sta finendo il nostro tempo, invece ci tengo a Io lo dicevo perché poi noi siamo quelli ancora più ascoltati, quindi no, ma era la premessa per definire che alla luce di questo ragionamento e di difficoltà che noi abbiamo sul mercato, è necessario fare qualcosa per ridurre e attenuare alcuni aspetti del provvedimento. Nel nostro documento, lo vedete, come dicevo prima, sul sistema delle quote, abbiamo anche citato i passaggi della segnalazione dell'autorità al governo in cui si necessita questo intervento. Andiamo su 3 o 4 aspetti che descrivo molto brevemente. Uno, una riduzione di una sola delle quote previste, anzi una sottoquota, che è quella di cinema italiano recente, in particolare quello recente degli ultimi 5 anni, che è una quota molto onerosa e molto pesante che noi non riusciamo a sostenere. I prodotti cinematografici sono sempre meno, vogliamo continuare a investire, noi investiamo, abbiamo avuto società come Medusa, abbiamo avuto Oscar, abbiamo avuto film di grande successo, continuiamo a investire, però la sottoquota di cinema italiano recente va sicuramente rivista, perché non ci consente di, ed è molto vessatorio e pesante. Conseguentemente noi chiediamo altre 2 cose che sono in linea con quello che emerge, proprio per venire incontro alla realtà del mercato come il nostro: una maggiore flessibilità applicativa dell'autorità in caso di violazioni e una riduzione delle sanzioni. Le sanzioni sono le più alte previste dal codice, dal testo unico, più alte di qualunque tipo di violazione, comprese quelle a tutela dei minori, che hanno un impatto sociale ben maggiore. Qui è veramente sproporzionato, può arrivare fino all'1% del fatturato. Ora, per il mancato rispetto di alcune sottoquote, è veramente un'esagerazione. Chiediamo inoltre, sempre sul tema delle quote, una considerazione. Qui c'è un regolamento dell'autorità che ci ha penalizzato, noi non possiamo non considerare nell'investimento le spese che noi broadcaster sosteniamo per la promozione e per il doppiaggio. Cioè, un film deve essere promosso, altrimenti deve andare spot, locandine. Se non c'è la promozione di un prodotto cinematografico, rischia di non essere visto da nessuno, quindi si marginalizza, anzi si rende inefficace un investimento. Lo stesso è il doppiaggio sono spese importantissime. In Italia, rispetto a tanti altri paesi, il doppiaggio è un qualcosa di ineludibile. Io sono stato, mi ricordo un piccolo esempio personale, a vedere quel bellissimo film che oggi è candidato all'Oscar, Io Capitano. Ero in fila, davanti a me il cassiere del cinema correttamente diceva: guardate che è un film sottotitolato in francese, si parla in francese, in lingua senegalese e altri dialetti. Bella metà della persone faceva: allora no, allora voglio andare a vedere questo, no, allora andiamocene. Quindi noi non possiamo non considerare queste spese tra i costi di investimento, sempre come agevolazioni. Molto velocemente sulle altre parti, su cui veramente chiediamo poche cose sostanziali. Qualche piccolo ritocco troverete nel documento sulla parte relativa alla pubblicità, che comunque, come è stata strutturata anche con i tetti di affollamento della concessionaria pubblica, funziona. Qualche piccola definizione di autopromozione, di telepromozione, ma sono cose molto marginali. Chiediamo poi, capisco che da un punto di vista istituzionale può non far piacere, soprattutto ai ministeri che hanno inserito queste norme, e soprattutto non vediamo con favore il fatto che il ministero entri nel tema sanzionatorio, che deve rimanere di competenza dell'autorità in presenza di violazione delle norme sui minori. E anche il Ministero della Famiglia, quando si faranno o si fanno, già ci sono molto efficaci codici sulla pubblicità, di codici di autoregolamentazione, anche quella è un qualche cosa che noi vediamo con non grande, grande importanza, ecco, con grande necessità. Grazie, la ringrazio, l'ho lasciato qualche minuto in più, è stato molto chiaro, e se non ci sono richieste di intervento da parte dei colleghi, dichiaro conclusa l'audizione. Naturalmente
chiediamo di distribuiremo a tutti i colleghi, io già ce l'ho. Sì, io l'ho mandato ieri sera. L'ho mandato ieri sera. In modo che poi possiamo osservare, eventualmente recepire le vostre proposte emendative che vedo che sono. Presidente, mi scusi, solo una domanda, dato che sono temi molto complessi e 5 minuti effettivamente per riuscire a fare una relazione sono pochi, io diciamo ringrazio gli auditi perché non è semplice riuscire a la cosa che avevamo già stabilito nella precedente audizione, penso che sia utile anche in questa, dare possibilità poi a noi commissari, una volta acquisite diciamo le relazioni e avuto modo di poter rivolgere magari dei quesiti più puntuali e avere una risposta anche poi che viene circolarizzata, perché nella discussione di 5 minuti di esposizione senza ancora avere i testi è complicato poi riuscire a approfondire con delle domande. Assolutamente a disposizione sia a livello formale che informale. Grazie Presidente. Una piccola, rubo 10 secondi. Pensate che la Commissione possa rendere il parere come scritto nei termini domani? Oppure so no. Che si aspettate il no, Consiglio di Stato? No, perché non sono ancora arrivati a fare il Consiglio di Stato, eccetera. Sennò evidentemente non potremmo stare a questo stadio del lavoro. Perfetto. Diciamo. Grazie. Perfetto. Grazie mille, grazie a tutti voi. Buona giornata. Grazie. Allora, sì, mentre aspettiamo che entri il prossimo audito, che vedo collegato in videoconferenza, dovrebbero essere il dottor Matteo Levi e il dottor Giovanni Stabilini, vicepresidenti di APA, che diciamo a chi deve intervenire prego di aprire il video, rispondo ai colleghi che evidentemente si porteremo in ufficio di presidenza per poter dar corso a numero così importante di auditi. Dico Andrea, stavo rispondendo, dicevo portiamo in ufficio di presidenza questa proposta perché evidentemente noi alle 12 poi inizia l'aula e quindi non potremo, se dilatiamo gli interventi di tutti, purtroppo non riusciamo a far intervenire tutti oggi, quindi cercheremo di stare nei tempi riservandoci, come suggerivano i colleghi, di trovare una modalità per eventualmente far pervenire dei quesiti ulteriori dove pervengano. Ne parliamo in ufficio di presidenza, perfetto. Allora, adesso ci sono collegati. Vedo il dottor Levi. Ci sono tutti. Sì, buongiorno, mi sentite? Vedo solo due schermi. Sono questi Levi, Stabilini. E anche la dottoressa Barbina. Ah, ecco, ora li vedo tutti. No, non c'erano tutti. Perché è necessario, buongiorno. Scusate, da regolamento aprire il video. Perfetto, allora anche a voi chiedo, vi ringrazio e vi chiedo l'autorizzazione a essere trasmessi sulla web TV della Camera dei Deputati. Certo, sì, mi sentite? Sì, vi sentiamo bene. E, okay, io diciamo ho segnato per intervenire il vicepresidente Levi, avete 5 minuti a disposizione, correct. Valutate voi se distribuirli o fare un intervento unico, quindi... vi do la parola, grazie. Buongiorno, allora prendo io la parola, sono Matteo Levi, vicepresidente dell'APA, c'è anche Giovanni Stabilini, anche lui vicepresidente, e Antonella Barbieri, il nostro direttore generale. Intanto vi voglio ringraziare per l'opportunità che ci avete dato di intervenire su un provvedimento che, come potete immaginare, come è stato detto anche dagli auditi precedenti, insomma, per noi ha chiaramente molta, molta importanza. In questo senso abbiamo inviato un documento e quindi in questa sede il nostro intervento, diciamo, si focalizza su quelli che riteniamo i punti più significativi, che sono le quote di investimento e l'importanza del produttore indipendente della sua definizione. Diciamo che vale la pena ricordare che la figura del produttore indipendente è considerata centrale nelle politiche europee per il pluralismo, per la promozione e la circolazione delle opere. Questa centralità è già stata riconosciuta fin dal 1989 dalla prima direttiva dei TV senza frontiere, anche attraverso il sistema delle quote di programmazione e di investimento in capo ai fornitori di servizi media nelle successive direttive europee. Ed è sempre stata sostenuta a livello europeo in molte altre iniziative, quali ad esempio, tanto per citarne una, di quella di Creative Europe Media.
In Italia, come sappiamo, il sistema normativo che ne è disceso ha concorso a determinare un significativo aumento del volume complessivo di investimento nelle opere audiovisive originali italiane di diverso genere, che comprendono quindi film, documentari, animazione, intrattenimento e così via. Queste sono realizzate da una pluralità di imprese di produzione indipendenti in piena coerenza con gli obiettivi di crescita, internazionalizzazione e competitività delle imprese di cui la legge cinema, nonché anche del pluralismo, della promozione e circolazione di opere europee realizzate da produttori indipendenti di cui alla direttiva e al testo unico. Il sistema audiovisivo italiano oggi rappresenta un comparto molto significativo anche in termini economici, quindi possiamo dire di primaria grandezza. Ci sono circa 120.000 occupati e 150.000 indiretti, e tutto questo, devo dire, ha avuto uno sviluppo nell'ultimo anno, un incremento del circa 5%, incremento fra l'altro sul quale, diciamo, abbiamo dei dubbi che possa essere tale anche negli anni a venire, visto che in questo momento subiamo in realtà una riduzione degli investimenti dovuti anche a delle decisioni, a delle scelte riguardo al canone RAI, pertanto, per fare un esempio. Tutto questo sistema ha avuto una montata visibilità internazionale dei prodotti collegata all'aumento delle coproduzioni che hanno riportato, diciamo, il sistema della produzione audiovisiva italiana al centro del mercato europeo e non solo, e questo è stato dimostrato ed è stato possibile anche alla luce dei provvedimenti presi negli anni precedenti. E direi anche considerando appunto l'importanza e la necessità di mettere al centro la figura del produttore indipendente, che è colui che poi più di ogni altro può creare la possibilità di un mercato che contenga dei prodotti che possano essere esportabili. Su questo potremmo fare molti esempi, ma diciamo forse non è questa la sede giusta. In relazione allo schema di correttivo al testo unico abbiamo notato molti riferimenti alla segnalazione dell'Agicom del 27 giugno 2003. APA ritiene che le considerazioni formulate dall'autorità siano basate su un'errata o quantomeno fuorviante ricognizione e interpretazione della normativa applicabile. E, diciamo, non entriamo qui nella specificità tecnica di questo fatto, ma riteniamo opportuno condividere con la Commissione il documento che APA che abbiamo predisposto in relazione ai temi contenuti proprio nella segnalazione inviata all'autorità e ai ministeri competenti, affinché la Commissione possa effettuare le dovute considerazioni avendo un quadro anche con appunto la nostra posizione, quella di APA. In questa sede vogliamo far notare che il produttore indipendente si trova, diciamo, a negoziare con controparti dotate di una forza non paragonabile, forza sia economica e collegata alla necessità della loro partecipazione, nel senso che nessun prodotto audiovisivo, come sapete benissimo, viene infatti realizzato senza la presenza di un fornitore di servizi media audiovisivi interessato ad inserirlo nel proprio palinsesto. Ci troviamo a competere in un mercato europeo sostenuto da diverse forme di incentivi fiscali, e quali in casi specifici, cito Spagna, UK, ma anche Francia, si aggiunge un vantaggio collegato alla diffusione della lingua. E qui ci tengo anche ad aggiungere un piccolo dato per capire un po' come gira il mercato dell'audiovisivo, che sono gli investimenti. Basti pensare, diciamo, qual è il volume d'affari del sistema audiovisivo in Germania, che è intorno ai 9 miliardi di euro, quando in Francia è intorno ai 4,5 e in Italia siamo a 2, quindi ci troviamo in un mercato in questo momento stretto, sempre più stretto, e che rischia di metterci fuori dalla possibilità di essere validi interlocutori per il mercato europeo, perché viviamo una situazione di oggettiva debolezza. Un altro elemento è che per competere diciamo competere gli altri paesi europei per l'allocazione in Italia del budget di investimento in opere europee che i fornitori di servizi media definiscono inizialmente esattamente a livello europeo. Facciamo notare che le preoccupazioni qui rappresentate in relazione alla necessità di tutela del produttore indipendente di fronte alle piattaforme sono condivise a livello globale. Associazioni di produttori a livello nazionale, europeo e internazionale, dall'Australia all'America Latina, hanno di recente congiuntamente sottoscritto un appello ai governi nazionali affinché tengano in debita considerazione nella stesura dei regolamenti applicabili alle piattaforme di streaming digitale quei principi necessari a garantire che l'industria audiovisiva nazionale continui ad essere sostenibile e a mantenere la rispettiva sovranità culturale nazionale. Anche di questo ne trovate copia allegata alle nostre note.
Ora, sinteticamente, molto sinteticamente, riguardo le principali modifiche dello schema si propone di introdurre, APA è sempre sensibile da sempre alle esigenze di certezza, chiarezza e stabilità del quadro normativo e regolamentare, indispensabile per consentire alle imprese di pianificare le proprie attività e in particolare gli investimenti. Su questo APA continua a battersi in altre sedi e tavoli, non oggetto di analisi in questa audizione, rappresentando analoghe istanze a nome delle imprese di produzione. APA comprende quindi che le ragioni della scelta di definire nella norma primaria un quadro certo in relazione alle quote minime da rispettare, escludendo la possibilità di aumenti o nuove introduzioni mediante successivi regolamenti. APA vede, diciamo, abbastanza un favore l'innalzamento al 60% della quota di investimento in opere di espressione italiana realizzata negli ultimi 5 anni da produttori indipendenti. Questo si potrebbe tradurre anche in un migliore e più ampio racconto della nostra identità, della nostra storia, promozione delle eccellenze paesaggistiche, oltre che un importante impulso al turismo, come dimostrato da molti anni. Segnaliamo a tale proposito il recente Media Outlook Report realizzato e pubblicato dalla Commissione Europea, che mostra ancora il dominio assoluto dei contenuti USA nei cataloghi, elemento rilevante in questa sede, dove ci sia ancora domanda insoddisfatta di contenuti locali italiani, diversamente per esempio da quanto avviene in altri paesi europei quali Francia e Germania. APA ritiene che, per le ragioni appena espresse, che sia necessario incrementare la quota di investimento al 70% nelle opere di espressione originale italiana realizzate da produttori indipendenti negli ultimi 5 anni, eventualmente riparametrando la quota europea. Dottor Levi, peraltro, mi scusi, io avendo voi anche un ruolo di rappresentanza collegiale le ho dato quasi il doppio del tempo, però purtroppo dobbiamo... Sono alle conclusioni, dico le ultime cose. Le emittenti la rispettano, non la contestano, anzi annoverano nelle opere realizzate dai produttori indipendenti i loro maggiori successi di pubblico. Con riferimento alle piattaforme che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche superanti in altro Stato membro, siamo invece ancora in assenza di informazioni circa le verifiche rispetto alla quota. Riguardo infine l'eliminazione del comma 3 dell'articolo 57, APA ribadisce la necessità che le quote investimento vengano assolte unicamente con opere realizzate da produttori indipendenti non meramente esecutivi, e insiste perché questo venga garantito in sede normativa primaria nel testo unico. Il ruolo del produttore meramente esecutivo per sua natura è assimilabile all'attività di un appaltatore nei confronti del broadcaster streamer committente, con conseguente svolgimento dei compiti prettamente operativi, che sono ben lontani dal contributo creativo e finanziario che offre invece il produttore indipendente, impresa a rischio improprio, investe nella creatività, ingaggiando autori, sceneggiatori, registi, musicisti, attori per sviluppare opere di vario genere, reperisce le risorse finanziarie pubbliche e private necessarie per la realizzazione, investe nella produzione una quota spesso significativa del budget, anche in dipendenza dell'interesse dell'emittente e della piattaforma a distribuire l'opera. L'emittente e le piattaforme sono infatti costantemente alla ricerca di nuove idee da sviluppare e produrre, nuovi talenti, nuovi prodotti, per far ciò che attingono alle proposte dei produttori indipendenti che a loro volta per prima investono nello sviluppo di nuove idee nella crescita dei nuovi talenti da presentare. Grazie. Ai potenziali investitori. Qua mi taccio, avrei delle cose da dire sul tax credit, ma diciamo per il momento che non è il tema di questo. Di questa, grazie, di dottor Levi. Seduta, allora, grazie. La ringrazio, tanto noi abbiamo agli atti, tutti i colleghi hanno già avuto modo di comunque analizzare e potranno farlo ulteriormente la vostra nota, peraltro io l'ho letta con attenzione, avete avuto anche la bontà di allegare la documentazione europea e gli altri aspetti di interesse. Raccolgo anche il suo punto sul tax credit, che chiaramente è un tema che non è oggetto della discussione odierna, ma che giustamente preoccupa tutti noi che ci interessiamo al tema, e quindi ci siamo già riservati in ufficio di presidenza di dedicare a quel tema in tempo utile una riflessione approfondita, e sicuramente vi chiameremo a dare un contributo su questo. Se non ci sono da parte dei colleghi domande o richieste di intervento, vi ringraziamo e passiamo all'audizione successiva, perché purtroppo siamo con dei tempi molto serrati. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Allora, chiediamo di collegarsi. Aspetta, mi sono perso un attimo. Ok. I rappresentanti di Team Media Consulting, che dovrebbero essere collegati in video
conferenza. Augusto Preta, economista dei media e fondatore di Team Media Consulting, che è collegato, la ringrazio per essere con noi. Le chiedo il suo assenso alla trasmissione dell'audizione sulla Web TV della Camera e le do la parola pregandola davvero di stare nei 5 minuti, tenuto anche conto che tutta la documentazione, già gli atti della Commissione, è già stata condivisa con i membri, quindi vi prego piuttosto di magari commentare le cose che più meritano, piuttosto che ovviamente leggere documenti che sono molto molto lunghi. Prego, a lei la parola. Sì, ringrazio innanzitutto e mi scuso per non essere con voi, in quanto sono alle prese con un problema di salute e quindi sono costretto a casa. Ringrazio ovviamente i presidenti e la commissione per aver dato la possibilità di presentarmi oggi questo mio lavoro. Il mio mi chiamo Augusto Preta, come è stato già detto sono un economista dei media e mi sono occupato di regolamentazione economica, diciamo, per società del settore, come pure per la Commissione e per l'Agicom. Io avevo intenzione di parlare di 3 temi, non so sicuramente se questo mi sarà consentito dai tempi previsti. In ogni caso, il tema uno che vorrei sottolineare è la necessità di armonizzazione del TURMA con la regolamentazione europea, anche alla luce di quelli che sono stati gli ultimi pacchetti europei sui servizi digitali, ma più al modo il Digital Service Act. Poi un buco nero, secondo me, relativo all'articolo 51, cioè le posizioni di significativo potere di mercato, il lesive del pluralismo, e in particolare sul 5°, laddove non viene toccata dalla bozza di modifica il fatto degli indicatori del pluralismo o degli indici di pluralismo. Infine gli articoli 54 e 55 nella parte relativa agli investimenti in opere europee. Io era proprio su questo che avevo preparato una brevissima presentazione che penso può essere assolutamente utile per capire meglio e visualizzare le dimensioni del fenomeno e spiegare per quale motivo, a mio avviso, la scelta delle quote imposte non è corretta. Vado rapidamente, diciamo, alla presentazione e quindi vi faccio vedere rapidamente il lavoro che abbiamo fatto. Qui in effetti quello che noi abbiamo a che fare, come sapete, è il fatto di definire una quota rigida o meno relativamente agli obblighi di investimento. Gli obblighi di investimento non sono, diciamo, non sono previsti in alcun modo dalla direttiva, si lascia agli Stati membri tale discrezionalità, laddove invece l'estensione al 30% delle opere europee è valida, diciamo, per tutti gli Stati membri. Noi vediamo che rispetto a questo fenomeno abbiamo quindi dei paesi che hanno scelto diverse strade, cioè chi ha scelto una strada, diciamo, più rigida di regolamentazione come la Francia e l'Italia, chi lo ha fatto di meno come la Spagna, con obblighi veramente limitatissimi dal 5-6%, e nessun obbligo invece per Germania e Regno Unito. Qui viene visualizzato meglio questo fenomeno, in cui si fa vedere tutta una serie, diciamo, di differenziazioni tra servizi lineari e non lineari, tra servizi pubblici e altro, e all'interno di questo si nota, diciamo, le differenze, diciamo, tra la parte sinistra ampiamente regolamentata e la parte destra molto meno regolamentata. A mio avviso è importante capire come queste interventi vadano, come dice la stessa proposta di modifica alla luce delle trasformazioni del mercato, viste all'interno, diciamo, dell'evoluzione del mercato stesso. E questo è un mercato dove gli streamer, i servizi non lineari, stanno diventando mano a mano sempre più importanti, li vedete, diciamo, nel grafico blu, e quindi da questo punto di vista sono destinati a fornire sempre maggiori investimenti alle opere europee. Da questo punto di vista si vede che Regno Unito e Germania sono
i paesi dove gli investimenti in produzione sono ampiamente più alti rispetto all'Italia, dove questi investimenti stanno crescendo solo negli ultimi, sono molto più deboli rispetto agli altri paesi, e dove comunque la tendenza degli investimenti degli streamer di Netflix è sempre, a partire da Netflix e poi gli altri, è sempre più importante. Ora, diciamo, per arrivare un po' rapidamente al tema chiave di questo mio intervento, poiché noi ci troviamo di fronte a una situazione dove la soluzione non è uguale per tutti, ma ciascun paese può decidere quale scelta fare, la tendenza ad investire, diciamo, nella produzione locale è una tendenza presente, diciamo, in tutti i paesi che noi abbiamo analizzato, e a cui, diciamo, lo streamer, diciamo, il servizio non lineare, come dire, tende maggiormente a dare finanziamenti e risorse laddove, diciamo, può offrire un livello di professionalità tale da attrarre investimenti molto elevati e accrescere tutta la filiera produttiva del settore. Quindi da questo punto di vista il tema chiave secondo me è quello di capire quale è l'elemento che poi può consentire ad un operatore di servizi a richiesta di investire in un paese piuttosto che un altro. Il contesto regolamentare è soltanto una parte di questo dilemma, diciamo, e quando dovrà scegliere tra Germania, Inghilterra, Regno Unito, Francia o Spagna, andrà a vedere anche dove ci sono più talenti, dove ci sono risorse tecniche elevate per il film, laddove ci sono bassi costi di produzione, dove c'è una maturità dell'industria locale e dove ci sono anche, diciamo, la possibilità di offrire contenuti locali o successi internazionali. Come è noto, Netflix ha fatto diventare successi mondiali prodotti, diciamo, che erano nazionali, come per esempio alcuni spagnoli piuttosto che coreani o piuttosto che inglesi. E quindi tutto questo, diciamo, questo lo lascio, diciamo, nella documentazione, però appunto quello che vorrei sottolineare è che laddove noi abbiamo un certo numero di film, però non abbiamo un valore della produzione molto basso, quindi se noi vogliamo aumentare il valore della produzione, se vogliamo aumentare il numero delle fiction prodotte, dobbiamo tener conto del fatto che questi operatori debbono investire, diciamo, in maniera decisiva nel nostro paese, e per farlo hanno bisogno di un contesto favorevole e il migliore possibile. E quindi alla luce di tutto questo ho messo, come dire, in definitiva a confronto valore della produzione e obblighi di investimento, e noi notiamo che non esiste in alcun modo una relazione diretta tra obblighi di investimento e valore della produzione, semmai, diciamo, si investe di più laddove gli obblighi di investimento sono minori, e quindi da questo punto di vista l'operatore internazionale che definisce i propri investimenti terrà conto, diciamo, di tutti questi aspetti e deciderà. Tanto migliore sarà il contesto normativo, tanto maggiore la capacità economica dell'industria, tanto più sarà disposto a investire. Ultimissimo aspetto, la simmetria tra servizi lineari e servizi a richiesta. Ecco, oltre al fatto di non esserci, diciamo, paesi che dovrà esserci paesi che non hanno investimenti nel settore, vi sono anche paesi dove diciamo c'è questa divaricazione tra servizi lineari e servizi non lineari, che a mio avviso, diciamo, non ha nessuna giustificazione economica e che è, come dire, semplicemente una richiesta per chi deve Grazie, investire. Dottor nel Preta, la ringrazio, le abbiamo lasciato quasi il doppio del tempo, ma perché oggettivamente poi il suo rapporto è molto didascalico e molto utile anche ai colleghi. Abbiamo poi preso l'impegno collettivo di
una volta analizzata la documentazione, elaborate le nostre proposte in fase emendativa, evidentemente trovare un modo anche per ridialogare con voi. Non ultimo l'aspetto che lei ha evidenziato e che è emerso da tutti gli interventi di oggi, della stretta interrelazione degli altri investimenti, del tax credit, del lavoro sulla framework industriale del settore, che evidentemente non sono oggetto della discussione di oggi, ma sulle quali sicuramente vorremmo coinvolgere la vostra opinione. C'era una grazie diretta. Presidente, ci riserviamo di fare le domande come abbiamo concordato, però un punto, guardando proprio quest'ultima slide per capire che tipo di studio è stato fatto, in rapporto al fatturato netto locale e in rapporto con l'obbligo degli investimenti, avete tenuto conto solo dell'obbligo degli investimenti o avete anche, diciamo, profilato relativamente a come viene utilizzata differentemente in questi paesi la leva fiscale, qual è il volume di investimenti pubblici rispetto al livello di investimenti privati e come nella produzione poi altri fattori legati al costo del lavoro e al costo della vita interagiscono? No, noi non l'abbiamo trattato questo secondo aspetto, anche perché questo era l'aspetto, come dire, di incentivo rispetto all'investimento in un paese piuttosto che un altro. Quindi noi ci siamo concentrati soltanto sull'imposizione, diciamo, di quote, e all'interno dell'imposizione di quote abbiamo fatto, diciamo, un diagramma, una documentazione di quello che è accaduto. Sicuramente il tema degli incentivi è molto rilevante. L'Italia, da questo punto di vista, il tax credit è uno anche degli elementi, diciamo, che favorisce l'investimento. La mia preoccupazione è che se, diciamo, si dà da una parte, poi si rischia poi di togliere fin troppo dall'altra, ecco. Grazie mille. Allora, non essendoci altre richieste di intervento, acquisiamo agli atti la sua documentazione e dichiariamo chiusa questa audizione. Posso soltanto aggiungere, se mi permette Presidente, il fatto che io manderò la documentazione, quella sull'articolo 51, anche come parte, diciamo, di un contributo che ho fatto per una rivista Media Laws, in cui sostengo fondamentalmente la necessità di distinguere tra concorrenza e pluralismo e che penso sia uno dei temi chiave, diciamo, anche delle future riforme, diciamo, del settore. E sul tema, diciamo, del rapporto tra TUSMA e Digital Service Act manderò anche qui una memoria che lascio poi alla vostra attenzione. Assolutamente, perché ripeto, il tema, oggi abbiamo una scadenza che peraltro forse è anche più blanda di quello che ipotizzavamo all'inizio e ci consente di andare un pochino più avanti con l'analisi, ma siccome nel suo intervento ha toccato aspetti diversi e in particolare qual è il quadro di investimenti che, laddove venisse a mancare o venisse a ridursi il sistema delle quote, potrebbe invece supplire per le ragioni che lei illustra, è importante avere agli atti anche le ulteriori documentazioni che ha menzionato. Grazie mille. Grazie a voi. Allora, proseguiamo con l'audizione. Grazie, dichiaro chiusa evidentemente l'audizione, l'avevo già detto. E invece faccio entrare, prego, si può accomodare al mio fianco Riccardo Tozzi, presidente di Cattleya. Eccoci, allora le chiedo l'autorizzazione a venir trasmesso nella web TV della Camera. D'accordo. E le do la parola, rammentando che l'intervento dovrebbe contenersi nei 5 minuti. Prego. No, le do direttamente la parola per le sue osservazioni sul TUSMA e sul... Così quasi i colleghi hanno delle domande. Sì, pensavo appunto piuttosto a rispondere a delle domande. Su queste, se si preferisce. Se no posso dire qualcosa sulle... Sì, allora diciamo che in generale l'organizzazione delle audizioni prevederebbe che voi ci dite quali sono, qual è il vostro parere
sull'atto che stiamo valutando, sul TUSMA, sul tema delle... abbiamo finora avuto un diritti po' di interventi, diritti e quote, sì, eccetera. E poi ovviamente se ci sono delle domande di dettagli, i colleghi... Sì. Ma diciamo questo, il sistema diritti e quote è una cosa che è stata posta in essere molti anni fa, a me è capitato di partecipare anche ai lavori, sono una trentina di anni fa, ai primi lavori, allora ero rappresentante di Mediaset, e diciamo i criteri che sono stati stabiliti di fondo, che pensiamo ancora siano validi, che il sistema deve avere una fondatezza, quindi può operare in un contesto in cui l'investimento in produzione ha un senso complessivo per il sistema, deve avere essenzialmente una funzione anticiclica, cioè serve non tanto a indurre i servizi media a investire, perché i servizi media investono perché è il loro interesse. Tutto il sistema della televisione generalista in Italia si regge sulla prima serata di Rai 1, che si regge sulla fiction, e quindi sulla produzione indipendente di serialità. Però serve a evitare che nei momenti di difficoltà, di cambiamento, di transizione, eccetera, ci sia un disinvestimento sotto certi livelli che possa portare un po' all'infarto del sistema. Quindi proprio ha una funzione anticiclica e come tale, secondo noi, è un pezzo essenziale del sistema. Quindi si può modulare, si può articolare a seconda dei momenti, perché l'industria cambia e si evolve. Però la sua sostanza si è rivelata in tutti questi anni fondamentale. La perdita di un efficiente sistema di quota, secondo noi, indebolisce tutta l'industria, compresi coloro che sono soggetti alla quota. Quanto al sistema dei diritti, quello è qualificante della produzione indipendente, cioè il produttore indipendente si caratterizza, questo in tutto, sia nel sistema di produzione europeo che nel sistema di produzione americano, si caratterizza dalla titolarità di una parte dei diritti, anche perché questa è una componente essenziale della patrimonializzazione della società. Anche qui naturalmente sono formule che si modulano a secondo dei momenti e a secondo anche della tipologia dei servizi medi, perché questo è un sistema che è stato creato quando c'era soltanto la televisione generalista, cioè oggi ci troviamo con una pluralità di mezzi con caratteristiche diverse. Quindi anche lì può essere modulato. Noi pensiamo sempre che forme di concertazione siano la soluzione migliore, però ecco, è fondamentale. Non vediamo perché non debba essere nello strumento legislativo, debba essere trasferito, diciamo, alla regolamentazione del tax credit. Ci sembra che avrebbe più senso che fosse stabilito a livello legislativo, questo dà una tenuta maggiore alla norma. Ciò detto, ovviamente può essere regolato nel tax credit, insomma ci sono già discussioni e analisi di come potrebbe essere connesso. Quindi questo, come diciamo, azienda storicamente molto presente sul mercato sia del cinema che della fiction, anche un'azienda che ha una collocazione internazionale, noi pensiamo che queste cose restino fondanti nel sistema e vadano conservate. Grazie mille. Io non so se i colleghi avevano qualche domanda, qualche... Solo... Soprattutto per questo tema delle preoccupazioni per quanto riguarda, diciamo, le produzioni indipendenti, qual era l'aspetto su cui principalmente si soffermano la preoccupazione relativamente alle modifiche contenute e le modifiche che potrebbero intercorrere? Aggiungo anch'io un'altra domanda, così poi dà una risposta unitaria, così se sentiamo quali sono. Invece volevo chiedere un'altra cosa, cioè siccome da più parti, diciamo, oggi abbiamo fatto varie
audizioni e si è messo in relazione il tema delle quote con il tema invece del tax credit. E una delle cose che mi è sembrato di capire anche dal suo intervento è che rispetto al tax credit ci sia una necessità anche di maggiore, diciamo, certezza e pianificazione oltre che di quantificazione dell'intervento, o cioè la vostra preoccupazione rispetto al tax credit è legata al quantum, cioè che ritenete che la quantità non sia sufficiente, o alle modalità rispetto in particolare al punto di vista delle produzioni indipendenti? Ma diciamo, la valutazione che facciamo come imprese, come operatori del settore, è che veniamo da un periodo di grande espansione dell'industria a livello internazionale, perché la comparsa di nuovi mezzi, le piattaforme, la concorrenza fra le piattaforme, le televisioni a pagamento, le televisioni generaliste, ha fatto sviluppare enormemente il sistema. Un punto centrale di questo sviluppo è proprio la produzione, e in particolare la produzione seriale. Il fenomeno globale della produzione seriale, secondo me, non solo ha fatto un'enorme novità industriale, un'enorme novità culturale, cioè il mondo si è conosciuto di più attraverso la globalizzazione del racconto seriale. Insomma, io dico spesso che la serialità è il romanzo del terzo millennio. Questa grande crescita dell'industria internazionale ha avuto una buona risposta in Italia, cioè l'industria italiana ha risposto molto bene, sorprendentemente bene, e ha avuto un grande sviluppo di volume di produzione, di occupazione, cioè è un settore, credo, eccezionale in Italia, cioè una crescita dell'occupazione enorme, occupazione giovanile, soprattutto occupazione femminile. Nella nostra azienda siamo 100, 82 sono donne, cioè siamo in via d'estinzione, diciamo. Inoltre con alto livello di qualificazione professionale. Quindi, diciamo, la nostra valutazione generale è che pur in questo momento in cui c'è qualche scossa, ovviamente per via delle problematiche nell'industria americana, che ovviamente guida un po' tutto il processo, però siamo in una fase molto positiva. Il tax credit è una cosa che ha funzionato benissimo e ha consentito all'industria italiana di collocarsi a livello internazionale in una posizione di punta. Quindi, diciamo, la preoccupazione è che, pur capendo che vanno fatti degli aggiustamenti, una manutenzione del sistema, che non vengano scossi i principi o mutata o diminuito il volume in modo drammatico, perché questa è un'industria che vive di prospettive di investimento. Industria che vive di investimento, non c'è nessuna delle compagnie di produzione che distribuisce un dividendo, è un settore in cui tutti i profitti vengono investiti, perché senza investimento si muore. Questo significa che si lavora sempre sul futuro, questo significa che bisogna avere una stabilità di prospettive. Questa c'è stata in questi anni, poi sono pronti a riconoscere che ci sono delle cose che non funzionano benissimo e che vanno aggiustate, un dialogo che anche stiamo avendo, diciamo, come associazioni col Ministero. Però la richiesta di stabilità è molto forte, perché le cose sono andate così bene. E è difficile rendersene conto, perché poi anche a livello di comunicazione, di stampa, non è raccontata tanto queste cose. Ma credo un caso di studio, insomma, molto positivo dell'industria italiana. Grazie mille. Allora io anche con lei mi riserverei, come ufficio di presidenza, di chiamarla nuovamente. Oggi stiamo strettamente sul lato del TUMSA, ma invece per un ragionamento un po' più ampio sulle prospettive dell'industria, perché ci ha dato una serie di spunti anche, diciamo, laterali al tema del giorno. La ringrazio per il suo intervento, la dichiaro conclusa l'audizione. Grazie. Mi ero persa.
con sì. L'altra audizione ti mando. Allora, scusa, a che ora è arrivato? L'aula è stata spostata alle 12:30. Allora, proseguiamo con l'intervento in videoconferenza dei rappresentanti di Cartoon Italia. Dovrebbero essere collegati Maria Carolina Terzi, presidente di Cartoon Italia. Grazie. Grazie mille. E la vicepresidente Donatella Leone. Ringraziandola per aver accolto l'invito delle commissioni, chiedo il suo assenso alla trasmissione dell'audizione sulla Web TV della Camera dei Deputati. Certo. Eccoci. Sì, eccoci, buongiorno. Grazie e... soprattutto per ascoltare Cartoon Italia in questa sì, giornata così. La dottoressa tanto. Terzi anche dovrebbe aprire gentilmente la fotocamera. Ma è aperta? Noi non la vediamo, non so per... almeno. Non so qual è il problema. Avvia il video, forse così? Mi vedete? Sì, ora la vediamo, grazie mille. Allora, noi abbiamo valutato insomma che fosse importante, perché non sempre avviene, di avere un punto di vista anche di chi si occupa di animazione su questo dato, perché ritenevamo che aggiungesse un punto di vista, quindi vi ringrazio. Te la ringraziamo. Vi ringrazio per essere qui e chiediamo il vostro assenso alla trasmissione sulla Web TV della Camera dei Deputati. Vi prego di stare nei 5 minuti, perché purtroppo abbiamo molte audizioni e l'agenda oggi è molto serrata, ma naturalmente i colleghi avranno a disposizione tutta la documentazione che inviate per analizzarla e commentarla. Grazie. Allora, buongiorno e di nuovo grazie. Cercheremo di essere veloci e brevi e di farvi capire la posizione di Cartoon Italia che qui rappresentiamo. Innanzitutto la nostra richiesta come Cartoon Italia è l'introduzione di una sottoquota riservata alle opere di animazione nel TUSMA. Perché lo chiediamo? Perché l'animazione italiana è il nostro comparto, è l'unico a trovarsi in Europa in una situazione di monopolio. Perché siamo in una situazione di monopolio? Perché su 22 canali che operano sul territorio nazionale e dedicano la loro programmazione ai ragazzi, solo la RAI in Italia investe in cartoni animati. E se la RAI è il nostro finanziatore e investe, è proprio grazie al fatto che nel TUSMA è prevista una sottoquota animazione per la televisione pubblica. Senza questa sottoquota saremo l'unico paese del mondo occidentale a non avere una produzione nazionale di cartoni animati. Il nostro comparto è molto diverso dagli altri comparti dell'audiovisivo, cioè fiction o cinema, perché produrre un film d'animazione, una serie d'animazione, richiede una lavorazione immensa che può durare dai 2 ai 3 anni. In questo periodo di tempo le persone che lavorano in un film o una serie d'animazione sono circa un centinaio a tempo pieno e gli studi di animazione investono importanti cifre economiche nelle nuove tecnologie. Gli incentivi previsti dalla legge cinema, di cui ha parlato anche Riccardo Tozzi precedentemente, hanno permesso una grandissima crescita del reparto animazione, del comparto animazione italiana, e siamo riusciti in questi anni, grazie al tax credit, a riportare la creatività italiana nelle nostre produzioni. E questo significa anche far rientrare ragazzi che erano costretti a lavorare all'estero, e parte delle lavorazioni che una volta eravamo costretti a fare per costo in Asia. Di conseguenza, grazie agli incentivi, gli studi di animazione italiani si sono potenziati e sono cresciuti di numero. Vi faccio un esempio: i posti di lavoro tra assunzioni e freelance in questi ultimi anni sono cresciuti del 400% in 3 anni, e da 1.500 dipendenti noi in 3 anni siamo passati a 6.000 grazie a questi incentivi. Siamo un comparto che è riuscito a trasformare il tax credit in posti di lavoro.
Oggi, infatti, l'animazione italiana conta su 50 società di produzione, ma la RAI, con il suo budget, che è di 16 milioni di euro, e se vogliamo fare un paragone, sono due fiction al massimo, non riesce a, la RAI da sola non può sostenere da sola il comparto e dare continuità di lavoro agli studi di animazione. Se alcuni studi sono costretti a chiudere, altri sono rilevati da società stranieri, soprattutto la Francia. Parliamo del livello culturale, dell'importanza dell'animazione italiana rispetto alla strategia culturale. Noi, come Associati di Cartoon Italia, sappiamo di avere il dovere e la responsabilità di offrire contenuti ai bambini italiani per farli crescere secondo i valori, la cultura e la storia che ci appartiene. Purtroppo i canali di Rai, che sono Rai Ragazzi e Rai Play, non possono bastare a salvaguardare la nostra identità culturale italiana. Il finanziamento messo a disposizione di Rai copre solo l'età prescolare, solo serie di animazioni per bambini di età prescolari. Dobbiamo calcolare che i bambini dai 6 anni in poi vedranno solo ed esclusivamente sulle piattaforme, sui canali a loro dedicati solo serie americane. E dobbiamo calcolare che la maggior parte dei bambini che stanno davanti a un televisore stanno davanti a questo televisore senza un genitore. Quindi l'animazione contiene in sé, per intrinseca natura, una responsabilità educativa culturale che è molto importante. Se perdiamo la capacità di produrre per i bambini, perdiamo l'identità culturale del nostro paese. Facciamo esempi che possono essere utili con i paesi europei e anche extraeuropei come la Gran Bretagna. In Gran Bretagna, per esempio, i contenuti per l'infanzia ricevono un importante sostegno da parte dello Stato e della BBC, che è il principale broadcaster, che investe 10 volte di più rispetto alla RAI nelle coproduzioni dei ragazzi. Ma perché? Perché uno dei motti della BBC è questo: l'identità e la memoria di una nazione nascono dai suoi programmi per i bambini, mentre in Francia, dove la Francia non ha ceduto le lobby americane e supporta in modo concreto il mondo dell'animazione, ricordo che CNC significa Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée, sta nel nome del ministero preposto l'animazione. I creatori di contenuti per bambini sono difesi francesi, tant'è che la sottoquota di investimento è imposta al 5% per tutte le piattaforme americane, ad Amazon addirittura arriva al 7%. Grazie, dottoressa. Mi scusi, siamo ben oltre il tempo, però le darei un ultimo minuto per concludere e lasciare anche la possibilità eventualmente di farle qualche domanda. Grazie. Allora, dato che non posso leggerle e presentarle tutto il contenuto importante, perché noi abbiamo un valore educativo che altri non hanno, le posso dire che richiediamo l'inserimento della sottoquota nel TUSMA, che per noi è una quota assolutamente risibile per le piattaforme e per i canali tematici, dello 0,6%. Grazie. Allora, non so se c'è da parte dei colleghi qualche domanda, se il collega Casu. No, solo la grande preoccupazione che è stata esternata è chiaramente un tema di cui è importante farsi carico, ed è importante anche capire come ci siano una serie di leve, penso quello dell'investimento pubblico, che sono naturalmente chiaramente essenziali. La domanda che volevo chiedere è se voi avevate valutato rispetto all'attuale formulazione quale potrebbe essere l'impatto per il vostro settore e invece, sulla base anche dell'esperienza internazionale, se avete in mente dei possibili correttivi invece che ci possano aiutare a svolgere un ruolo ancora maggiore in questo ambito. E ultima cosa, se non c'è il tempo per poterlo fare adesso, magari avere il modo di approfondire con domande scritte o risposte scritte, perché mi rendo conto che abbiamo tempi molto serrati. Sì, grazie. Loro hanno, non so se lo hanno già inviato o invieranno un documento, no? Con queste osservazioni. Sì. È già agli atti. Sì, ah no, ce l'ho anch'io, scusi perché. Sì, appunto, l'elemento saliente è la sottoquota, immagino, dello 06, però la lascio rispondere. Volevo aggiungere un'altra domanda, cioè. Se,
nel, diciamo, quadro dei competitor europei, al di là del mondo anglosassone, che come giustamente diceva ha una storia e anche un mercato insomma un po' diverso, però nella vostra esperienza vedete una diversa crescita di mercati dove ci sono già le quote anche nella parte diciamo destinata all'animazione? Allora, innanzitutto la Francia, come le stavo dicendo prima, con l'obbligo alle piattaforme americane di investimento, ha creato un mondo di animazione, di trasmissioni di valori culturali e soprattutto ha fatto crescere talmente tanto le loro aziende che si possono comprare anche i nostri studi qui in Italia. Quindi in Spagna, dove non esiste la sottoquota, i produttori spagnoli di contenuti sono diventati in realtà produttori esecutivi, quindi per mantenere saldo e valido il valore e la cultura italiana riteniamo che sia assolutamente indispensabile crescere i nostri bambini con i valori sia internazionali ma anche con i nostri valori di identità italiana. E ritiene, scusi completo perché è importante anche a noi per il lavoro emendativo, che la strada sia una sottoquota, non un modello, diciamo, Spagna, cioè un modello più libero, capisco dalle sue... Noi sogniamo e andiamo a una sottoquota che è 0,6% e 1% per le OTT, che sono delle cifre minimali di investimento. Ok, perfetto, la ringrazio, tutto chiaro. Naturalmente poi se dall'analisi della vostra documentazione ci sarà l'occasione, il tempo per i colleghi per far avere anche in forma scritta qualche richiesta di approfondimento, ve la faremo avere. Quindi se non ci sono altri interventi dichiariamo chiusa anche questa audizione, vi ringraziamo e passiamo all'audizione successiva. Grazie mille. Grazie a lei, buona giornata. E dovrebbe essere in presenza, giusto? Buongiorno, ben ritrovato. Allora, saluto Ernesto Apa, partner di Portolano Cavallo e docente di Digital Media and Regulation. Lo ringrazio di aver accolto il nostro invito e chiedo il suo assenso alla trasmissione sulla Web TV della Camera dei Deputati. E le do la parola, rammentando poi che l'intervento dovrà essere contenuto nei 5 minuti. Grazie Presidente. Io ho delle slide. Ringrazio lei e i membri di questa commissione per l'opportunità di condividere alcune considerazioni. E la mia intenzione è quella di concentrare la mia esposizione orale sul tema che maggiormente ha catalizzato l'attenzione in questi giorni, ossia gli obblighi di investimento. Grazie. Mentre attendo le slide, ecco, anticipo io credo che la strada da seguire sia quella che è stata indicata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella sua segnalazione al Governo, quindi maggiore semplificazione e flessibilità. La disciplina delle quote attualmente dice agli operatori quanto devono investire, quando devono investire, in parte in che cosa devono investire e persino come devono investire, cioè quali tipi contrattuali utilizzare. Quali tipi contrattuali utilizzare, vediamo se riusciamo a far funzionare le slide. No, ve li sto toccando tutti. Niente. Ecco, forse sono partite. Muove lei, allora le faccio un cenno quando c'è da cambiare. Perfetto. Quindi dicevo, c'è a mio avviso una compressione eccessiva dell'autonomia privata, eccessiva e ingiustificata.
Ho ascoltato le istanze dei produttori durante le audizioni precedenti e io credo che siano istanze meritevoli di grande attenzione. Credo altresì che un equo contemperamento tra queste istanze dei produttori e le esigenze di semplificazione e flessibilità che ha enunciato l'autorità si possa rintracciare nelle dichiarazioni che ha consegnato alla stampa la sottosegretaria al Ministero della Cultura, Borgonzoni, che parlando anche a nome del Ministro ha detto che le finalità di assicurare ai produttori un ruolo non meramente esecutivo saranno perseguite attraverso la disciplina del tax credit. Perché il tax credit è la sede giusta di quella disciplina? È la sede giusta perché in quel caso le opere ricevono danari pubblici e quindi sicuramente in quell'ambito si può essere più prescrittivi, è possibile subordinare la concessione di un beneficio pubblico al rispetto di determinati requisiti. Andando avanti con le slide, io ritengo inoltre che sarebbe auspicabile l'introduzione di una flessibilità triennale. Quindi da un lato quindi non inserire nuove sottoquote e non aumentare le quote esistenti, ma se possibile ridurle. Dall'altro assicurare una flessibilità triennale, quindi la possibilità che eventuali oscillazioni in difetto o in eccesso... Scusi, lei non nuove sottoquote rispetto al TUMSA o dice quelle che già vengono? Non inserire nuove sottoquote rispetto a quelle esistenti. Non elevare le sottoquote esistenti e anzi ragionare in un'ottica di riduzione delle quote e sottoquote che sono attualmente previste. Guardi, se anche le riducessimo moltissimo rimarremmo comunque il secondo paese europeo, di gran lunga il secondo paese europeo con le quote più alte. E, possiamo andare avanti. Le ragioni per le quali sostengo queste tesi le espongo di seguito. A seguito della Brexit, oltre 500 canali televisivi hanno abbandonato il Regno Unito e si sono dovuti ricollocare in Europa. Nonostante, possiamo cambiare slide, nonostante l'Italia avesse eccellenti credenziali, nessuno di questi 500 canali ha deciso di stabilirsi in Italia. Per quale motivo? Possiamo cambiare. Come tutti i fenomeni complessi, ovviamente, questo dipende dal concorso di una pluralità di fattori, ma ha un grandissimo peso la regolamentazione. Quello che hanno fatto gli operatori è stato preparare dei file Excel che rendevano confrontabili le discipline di diversi paesi sotto due profili, tetti di affollamento pubblicitario e quote. Noi avevamo la disciplina più severa in entrambi i settori. Ora la disciplina sui tetti affollamento è stata rilassata per tutti tranne che per la RAI. Le quote invece sono state inasprite. E questo non c'è ombra di polemica politica perché governi di tutti i colori si sono mossi in questa direzione. Possiamo andare avanti. L'hanno fatto sicuramente, se possiamo cambiare slide, con le migliori intenzioni, ma con questi risultati. Questa slide mostra come ci sono 131 servizi media audiovisivi che hanno deciso di stabilirsi in Spagna pur non trasmettendo in Spagna, essendo cioè destinati esclusivamente ad altri paesi europei diversi dalla Spagna. E qua la lingua non c'entra, badate, perché non sono canali televisivi o servizi destinati a paesi dell'America Latina, sono destinati ad altri paesi dell'Unione Europea, quindi alla Germania, alla Polonia e via discorrendo. Se possiamo ancora andare avanti, ci renderemo conto che in Italia abbiamo meno di un ventesimo dei servizi tedeschi, meno di un sessantesimo di quelli spagnoli. Questo dimostra che l'Italia è vista come un paese non accogliente per il business dell'audiovisivo. Se possiamo andare avanti... Quindi come si esce da questa situazione? Io non credo che dobbiamo diventare un paradiso regolamentare. Io all'università insegno una materia che si chiama regolamentazione dei media digitali, quindi tengo alle regole, conosco l'importanza delle regole. Però devono essere regole ben calibrate, quindi che non penalizzino le imprese italiane da un lato e dall'altro conservino una capacità di attrazione alle imprese estere. Ecco, io credo che fare a gara con la Francia per ottenere il premio di paese più dirigista d'Europa non ci giovi. Possiamo andare avanti. Io ho concluso, ma se mi concedete davvero altri 20 secondi per una battuta su un'altra questione, volevo portare alla vostra attenzione una disposizione misconosciuta, il comma 13 dell'articolo 7 del TUSMA. Si tratta di una previsione che era presente già nella direttiva, cioè è presente tuttora nella direttiva, ma la direttiva non si occupa del regime autorizzatorio. Quindi, presa dalla direttiva, trapiantata nel TUSMA e letta in combinazione con altre previsioni del TUSMA relative alle autorizzazioni, esiste un rischio più che concreto che una Corte possa ritenere, per esempio, che un servizio cinese autorizzato in Cina
non possa essere bloccato in Italia se non nei casi in cui possa operare senza autorizzazione in Italia, sulla base di un'autorizzazione appunto cinese, non debba rispettare le norme della direttiva a condizione semplicemente che non contenga discorsi d'odio e non diffonda contenuti nocivi ai minori. Ecco, io penso che si potrebbe far sì che il TUSMA chiarisca in maniera univoca che per operare in Italia occorre avere un'autorizzazione italiana o europea e che soggetti non stabiliti nell'ambito dell'Unione Europea devono assoggettarsi a un'autorizzazione italiana. Ho finito, grazie. La ringrazio molto anche per quest'ultima, diciamo, suggestione di armonizzazione normativa, sulla quale magari anche su quello le chiederei di farci pervenire, perché è sicuramente utile. Sì, sì, invierò. Allora, diciamo, vista la ricchezza del suo contributo, io non ho domande perché mi sembra molto chiaro e molto lineare e allineata con gli altri là, con altri che sono intervenuti oggi sul tema dell'efficacia delle quote e soprattutto sull'esigenza di una maggiore, diciamo, flessibilità e semplificazione amministrativa. Quindi recepiamo le sue indicazioni e naturalmente anche lei potrà essere destinatario di domande e questioni anche nei giorni successivi da parte dei colleghi che leggano le vostre relazioni. Grazie mille, grazie mille, buona giornata. Conclusa l'audizione e mi collego per l'ultimo intervento, che è quello del collega, che è quello del dottor Stan McCoy, che dovrebbe essere collegato in videoconferenza. Hello, Mr. McCoy. You shall switch on your webcam. Hello. So, in presenza, va bene. So, Mr. McCoy will speak in English. We have in presence Ms. Cristina Morgia, delegated from Motion Picture Association Europe, e Nicola Pantaleo, consulente MPA. Thank you, Mr. McCoy, to be here with us. First of all, we have to ask you your agreement to go on the web TV of the Camera dei Deputati. Yes, I agree. Thank you. Okay, so I give you the word. You have 5 minutes, and then we will see if there is any question by the colleagues that are following your interview. Thank you very much. May I share some slides in Italian that could help to follow my presentation? Yes. Thank you. Thank you very much. I appreciate the opportunity to speak with you today. We're very proud at the Motion Picture Association of the long legacy of cooperation with the between the United States and Italy. It goes all the way back to 1914, when the first American film crew came over to shoot a silent film in Rome, and the love affair continues to this day, thanks to an attractive tax credit scheme combined with skilled workers, state-of-the-art infrastructure, and Italy's culture, history, and natural beauty. I think the first question to confront in this topic is whether there's an actual market failure that needs to be addressed here. The members of the MPA have produced many award-winning Italian works and helped them to find a global audience. There's indeed no evidence of any market failure in that regard. There are some notable examples listed here on the slide. And, you know, indeed, our members view the production of audiovisual works not as a regulatory compliance consideration, but as a part of their DNA. Producing audiovisual works, including local works, is part of the carefully curated brands and content that our members cherish.
The Italian audience indeed shows strong demand for quality Italian content. The box office performance of C'è Ancora Domani is only the most recent powerful illustration. If you look at the return to cinema over the course of 2023, Italian films have played a critical role in that, culminating with C'è Ancora Domani at the end of the year, demonstrating strong market demand for Italian films. So in that context, it's important to ask whether heavy regulation of inward investment is helpful or harmful. The MPA members certainly welcome and appreciate the Italian government's efforts to shape a more effective tax credit and subsidy system. Disproportionate investment obligations, however, actually undermine that objective. Mandatory investments may lead to more quantity in the short term, but they do nothing to guarantee the entrepreneurial support or ensure that the works created will be successful with the Italian audience. Mimit said this after the public consultation: the majority reiterates how investment obligations lead to a non-organic production increase in market demand, penalizing the quality of products in favor of quantity. A better approach is available in our view, and that approach is to offer attractive incentives while avoiding undue regulatory constraints, inflationary effects, and the risk of production becoming an end in itself. So our overall concerns are that Italy's investment obligations, which are among the heaviest in Europe with various layers of complexity, run counter to a flourishing, a diverse and sustainable audiovisual ecosystem. We think that the market is best served by flexible and balanced regulation, and that complex and disproportionate regulatory constraints reduce commercial freedom and create a disincentive for entrepreneurs. We agree with many of the concerns already expressed by the European Commission, as well as AGCOM and the results of the recent MIMIT consultation. On the topic of proportionality, the requirement at European level, of course, is that if member states take the option of derogating from country of origin in the area of financial contributions, they must act in a way that is proportionate and non-discriminatory. And the European Commission has cautioned that the contributions required by the notified project from Italy are substantially higher than those considered proportionate. Unfortunately, the situation has gotten worse since that finding was made, with the Italian subquota increasing from 50 to 60% in Government Act 109 in the context of a share that is already among the highest in Europe at 20% overall. So for that reason, we would encourage a reset to the Italian framework to a more proportionate and reasonable level of investment obligation. You're aware, I think, of the findings by AGCOM, the respected Italian regulator, of that the system as it exists today is too prescriptive with a multiplicity of quotas and subquotas. AGCOM pointed out that Spain's market is performing better with only a 5% investment requirement. And AGCOM further concluded that a lowering of the mandatory investment thresholds was advisable for consideration by the legislator. The MPA agrees with all of those findings. In our experience, the prescriptive nature of the Italian system forces suboptimal investments that lack full entrepreneurial support. We're also concerned about the problem of production cost inflation. As stated by the Director General for Cinema and Audiovisual in December 2022, it is well known that there are difficulties in finding crews and specialized and non-specialized staff. There was also an analysis done by an Italian economist and a U.S. economist that found that financial obligations to contribute to local production can bid up the price of every resource involved in production, leading to fewer producers being able to
compete. So in conclusion, the MPA believes that Government Act number 109 represents a unique opportunity to reset the Italian framework to more reasonable levels of investment obligations. And we would urge that any regulatory intervention in the sector should be assessed against the benchmarks of flexibility, proportionality, predictability, and non-discrimination. And with that, I thank you very much to the committee for listening to our concerns, and I'm available for any questions that you may have. Thank you very much, Mr. McCoy, also because you've been extremely precise in the timing, so allow us to very fast question. You gave a quite an interesting overview on the not only on the Italian situation but on the European market, which I assume is also your role, so we appreciate that. And maybe just a small question on something you touched, because you spoke about the situation in Spain. We just want to understand from your point of view what do you think is the reason and the framework that work in markets such as Spain and or Denmark or Swedish or other countries where you see, I mean, of course, you have quantity of investment where you have quotes in France or in Italy, but as it was very interesting to hear from you that there are markets where there are no quotes that still are very vivid, just to understand what, from your point of view, what are the other actions that are taken from those governments in order to have such a vivid market? Thank you. Yes, thank you very much for that question. Indeed, the market in Spain is very vivid with only a 5% investment requirement, and that requirement is introduced in a way that also offers a certain amount of flexibility in the compliance. It's important to recall that having a financial obligation is optional. Really, the only other European country that has an obligation on the scale of the current Italian obligation is France, with a very unique audiovisual system. Many other member states have opted for no investment requirement or a much, much smaller investment requirement, including neighboring countries of Italy, like Austria and Greece, Nordic countries like Sweden, for example. And the Spanish model, I think, reflects a compromise where there still is a smaller investment requirement, but the result of that, as found by AGCOM, has been really an enormous wave of inward investment in both local and international content that is leading to a virtuous cycle in the Italian market, where people want to come back to the Spanish market, where people want to come back to Spain and produce there. And I think that's the kind of opportunity that Italy could enjoy with a more flexible regulatory approach. Thank you very much. You also have provided the documents that you illustrated us, so of course that will also be object of the analysis of the members of the two commissions, and should we have any further question, we will address them to you by mail or other ways. Thank you very much for your time and your contribution. Grazie. Allora io dichiaro conclusa l'audizione, visto che non ci sono colleghi che mi sembra neanche fra quelli collegati che chiedono di intervenire. Ringrazio anche chi è intervenuto in presenza e con questa dichiaro chiuse le audizioni di oggi. Grazie.